Bracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi ad essere rimasto un'esclusiva della piattaforma. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, piena di rumor, prediction e numeri. Quindi non c'è veramente tempo da perdere, però vi ricordo che stasera saremo qui in live a partire da mezzanotte, quindi direi stanotte, per seguire insieme lo State of Play di Sony incentrato su Final Fantasy VII Rebirth. Mi raccomando, non mancate! Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto! Iniziamo! Iniziamo alla grande con un angolo della poracciata ricchissimo. Da oggi sono riscattabili i giochi del PlayStation Plus Essential di febbraio. Foamstars è la star incontrastata, ma non sottovalutate Rollerdrome, perché si tratta sì di una piccola produzione, ma dal gameplay straconvincente. Poi anche di Steel Rising mi avete parlato strabene nei commenti all'ultimo video, quindi direi che questa per il PlayStation Plus Essential è un'ottima mesata. Su Humble Bundle abbiamo una tripla offerta poraccia, niente male. Ci sono infatti tre bundle attivi al momento, ognuno dei quali si rivolge a una nicchia specifica di gamer. Con la Exceptional Indie Allies, per poco più di 9 euro vi potete accaparrare 7 titoli indie stra apprezzati dal pubblico su Steam. Con Controlled Chaos per circa 13 euro potrete riscattare dei giochi completamente folli, tra cui spiccano No More Heroes, Sunset Overdrive e Man Eater. E infine, gli amanti dei Souls-like non devono lasciarsi sfuggire questo bundle che mette a disposizione alcuni tra gli esponenti più apprezzati del genere. Tanta roba! È partita anche la Steam Next Fest, un evento proposto da Valve per pubblicizzare i titoli in arrivo sulla nota piattaforma di distribuzione digitale. Dal 5 al 12 febbraio sarà possibile avere accesso ad oltre 1000 demo e guardare anche delle dirette dove gli sviluppatori racconteranno le loro produzioni. Di sicuro, in un catalogo così sconfinato, si nascondono delle vere gemme. Fatemi sapere se trovate qualcosa di interessante. E per chiudere l'angolo della poracciata abbiamo anche i primi titoli che entreranno a far parte del Game Pass nel mese di febbraio, e tra le nuove aggiunte spiccano Madden NFL 24, per gli amanti dello sport più incomprensibile al mondo, secondo solo al baseball, l'indie A Little to the Left in arrivo il 14 e Resident Evil 3 Remake, l'unico scivolone di Capcom da quando ha modernizzato la popolare serie di survival horror. Considerando la durata e tutte le critiche che sono state mosse al gioco, la sua inclusione nel Game Pass è l'occasione perfetta per godersi questo remake senza troppi pensieri. E come transizione perfetta parlerei di Coming Home, il seguito di Valiant Hearts, uno dei giochi perennemente scontati su Nintendo eShop e anche un po' su tutte le piattaforme di distribuzione digitale. Io neanche me ne ero accorto, ma a febbraio dello scorso anno è uscito questo seguito, che però è rimasto esclusiva di Netflix, ma a quanto pare il gioco arriverà presto un po' su tutte le console, Switch compresa, visto che il titolo è apparso sul sito di rating brasiliano. Vi devo dire, il primo Valiant Hearts mi aveva preso tantissimo e sono molto curioso di scoprire questo seguito, e se non l'avete mai giocato, recuperatelo perché è sempre messo in sconto a un prezzo poraccissimo. E chiudiamo questa prima parte con una notizia dell'ultima ora, ma una di quelle che fa battere il cuore forte forte. Sul sito Capcom Town, il noto publisher ha proposto un sondaggio interattivo ai propri utenti. Si tratta della classica indagine di mercato che periodicamente un po' tutti i publisher fanno, se non altro questa è un po' un gioco interattivo che coinvolge la community in modo divertente. Comunque, tra le 10 domande, molte delle quali abbastanza standard, se ne annidano un paio bestiali. Durante il sondaggio viene chiesto se c'è qualche serie di cui si vorrebbe vedere un sequel o un nuovo gioco, e tra le selezioni possibili ci sono delle IP mostruose come Okami, Onimusha, Dino Crisis e Dead Rising, e subito dopo viene chiesto se vorremmo vedere un remake di roba assurda tipo Rival Schools, i primi Mega Man o anche le trilogie originali di Onimusha e Ace Attorney. Ma vi immaginate un Dino Crisis rifatto in stile Resident Evil 4 Remake o un nuovo Kami? A Capcom non famo scherzi, che qui mi prendo un infarto. Ma prima di passare alle notizie del giorno, ancora una volta devo ringraziare Utoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Se siete appassionati di retro gaming, dovete assolutamente farvi un giro su Utoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini, insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Utoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Utoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Utoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno e dobbiamo assolutamente discutere
vedere dei risultati finanziari appena pubblicati da Nintendo, che prendono in considerazione il terzo quarto dell'anno fiscale 2024, che va da ottobre a dicembre 2023. Ci sono dei numeri impressionanti e anche una dichiarazione del presidente Shuntaro Furukawa che so farà molto discutere. Partiamo dai numeri. Ancora una volta Switch si conferma la gallina dalle uova d'oro per Nintendo. Si tratta infatti di una console che, nonostante stia per entrare nel suo ottavo anno di commercializzazione, continua a vendere tanto, sia dal lato hardware che software. Certo, i numeri sono in calo, ma è fisiologico per una console così vecchia, e inoltre non solo non c'è stato ancora un vero e proprio crollo delle vendite, ma in più il numero annuale di utenti attivi continua a crescere. Se parliamo di totali, attenzione, perché Switch ha raggiunto un totale di 139,36 milioni di unità, un bel salto in avanti rispetto alle oltre 132 milioni riportate nell'ultimo aggiornamento pubblicato a novembre. Questo significa che Switch ha tutte le carte in regola per diventare la console più venduta di sempre, un primato che ha appena raggiunto in Giappone, ma che su scala globale la vede ormai a soli 15 milioni di unità di distanza da Nintendo DS e 16 da PlayStation 2. Riuscirà Nintendo Switch a diventare la console più venduta di tutti i tempi? Beh, dipende molto da come Nintendo deciderà di gestire la parte finale del ciclo vitale della console ibrida, ma come riporta Bloomberg, la grande N sembra intenzionata a non lasciar morire la sua piattaforma. Infatti, secondo il portale, il presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, avrebbe dichiarato durante una call agli investitori che entrando nel 2024 l'attuale modello di Switch rimarrà il business principale dell'azienda. E questo cosa significa? Che non è prevista una nuova console per quest'anno? Difficile a dirsi, come al solito Furukawa non si sbottona più di tanto sull'ipotetico successore di Switch, e anche se fosse pronto per essere commercializzato fra una settimana, non avrebbe senso parlarne prima di un reveal ufficiale. Però sono curioso di sapere come interpretate le parole di Furukawa. Switch 2 nel 2024, sì o no? Prima di andare oltre è interessante soffermarci anche sulle vendite per quanto riguarda il software. Debutto impressionante per Super Mario Bros. Wonder, che con oltre 11 milioni di copie vendute in poco più di due mesi, si rivela un successo che dimostra due cose. Da una parte, che l'aver allargato i confini del brand al cinema ha avvicinato tanti nuovi utenti, magari esterni al mondo dei videogiochi, e dall'altra che, per fortuna, c'è ancora spazio per i platform 2D anche in un mercato dominato dalle produzioni AAA spaccamascella. Incredibili anche i risultati per Tears of the Kingdom, che ha superato in circa 8 mesi oltre 20 milioni di copie vendute e che ora giustamente occupa il nono posto nella top 10 dei giochi più venduti di sempre su Switch. La classifica è ovviamente dominata da Mario Kart 8 Deluxe, che ha raggiunto e sorpassato le 60 milioni di unità vendute, e un applauso lo dobbiamo fare anche a Game Freak, che è riuscita a sfornare un successo incredibile con Scarlatto e Violetto. Con 24,36 milioni di unità vendute abbiamo un successo enorme, ormai è un passo anche dai risultati di Spada e Scudo. Che dire, si vede che i lavori di qualità vengono premiati dal pubblico. Complimenti! Comunque, poracci, vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questi dati. Switch diventerà la console più venduta di tutti i tempi? E per far sì che questo accada, Nintendo aspetterà il 2025 per pubblicare una nuova console? E chiudiamo l'episodio di oggi discutendo un po' di quello che sta succedendo in casa Xbox, un vero putiferio. Dopo il probabile abbandono del supporto fisico da parte di Microsoft, negli ultimi giorni si è tanto discusso di un'ipotetica fine delle esclusive Xbox. Un dibattito che non è proprio campato in aria, visto che presto dirà la sua a riguardo anche Phil Spencer, il capo di Xbox. Di probabili esclusive Xbox destinate a diventare multipiattaforma ormai ne parliamo da qualche settimana. Un conto però è dire che titoli minori come Hi-Fi Rush o Sea of Thieves sono pronti a sbarcare su altri lidi, un altro è quando si inizia a vociferare che alcuni dei brand più famosi e legati indissolubilmente al marchio Xbox potrebbero diventare multipiattaforma in un futuro non troppo remoto. I rumor sono numerosi e arrivano da un po' tutte le parti, e negli ultimi giorni alcuni insider hanno fatto il nome di titoli attuali come Starfield e Indiana Jones, ma anche altri nomi storici come ad esempio la saga di Gears of War. Un articolo su The Verge recita: un nuovo approccio multipiattaforma per alcuni giochi Xbox sta emergendo all'interno di Microsoft, con la compagnia impegnata a decidere quali titoli rimarranno esclusive e quali invece appariranno su Switch e PS5 in futuro. Sappiamo da numerosi documenti leakati che è da parecchio tempo che internamente Microsoft sta prendendo in considerazione
situazione uno scenario del genere. E ora, tenendo da conto anche la disparità di ritmo di crescita tra PS5 e Xbox, potrebbe non essere così assurdo pensare che la strategia di Microsoft cambierà radicalmente in futuro, con l'abbandono del concetto di console ed esclusive in favore di un approccio volto a massimizzare le vendite potenziali su qualsiasi piattaforma. Ma questo comporterebbe anche un radicale ripensamento del Game Pass e della sua politica dell'esclusiva al Day One. Insomma, l'Xbox che conosciamo sta per giungere al termine? Una risposta che in realtà non dobbiamo inventarci noi, visto che Phil Spencer è sceso in campo, o meglio, sta per scendere in campo. Il capo di Xbox ha pubblicato un post su Twitter che ha messo in allarme un po' tutti quanti. Ve lo leggo. Siamo in ascolto e vi sentiamo. Abbiamo pianificato un evento di aggiornamento sul nostro business dove condivideremo con voi più dettagli sulla nostra visione per il futuro di Xbox. Rimanete sintonizzati. Insomma, non si tratterà di uno showcase, ma di un evento dove verrà delineato il futuro della strategia di Xbox. Quindi poco spazio ai giochi, anzi probabilmente proprio non ce ne sarà, e tanta attenzione verso quali saranno le strategie di Microsoft tra esclusive, future console e ruolo del Game Pass. Non so a voi, ma a me un tweet del genere fa pensare a una presa di posizione importante. Non credo che da un momento all'altro il mondo Xbox sparirà, ma sono sempre più convinto che Microsoft piano piano si spingerà sempre di più verso il ruolo di publisher multipiattaforma. E voi che ne pensate? E questo però c'era tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. E invece, se siete dei nottambuli, ci vediamo questa notte a mezzanotte per seguire insieme lo State of Play di Sony. Mi raccomando, non mancate, e se mancate, mettete comunque like alla live. Nel frattempo mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo, Sony tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro State, Michele Robert, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!